oggi cartocciate. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Bene, ciao a tutti e benvenuti qui in questo meraviglioso canale dove nella la cucina è di casa. Nella nostra cucina virtuale, come brava, state oggi? Brava. Oggi cartocciate. Oggi cartocciate, mi raccomando, non c'è il doppio senso, quindi non andate a cercarlo, non c'è neanche tra gli ingredienti. Benissimo, oggi un pezzo di rosticceria tipico di Catania. Se venite a Catania non potete non assaggiare le cartocciate, quindi prendete carta e penna, segnatevi gli ingredienti, spostiamoci di là e andiamo a vedere la vera cartocciata, come si fa. Ed ecco gli ingredienti per le nostre cartocciate, con sottofondo rumoroso, causa balconi aperti, causa caldo, causa della concausa. Allora, cominciamo subito. Per un chilo di impasto ci serviranno acqua 400 ml, qua ne vedete soltanto un bicchiere a esplicazione del concetto, quindi 400 ml, 3 cucchiai di burro fuso, quindi fondete il burro e prendetene 3 cucchiai, io lo fonderò al microonde, un cucchiaino di sale, 6 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di latte in polvere. Ora, io non avevo il latte in polvere, quindi da dove ho preso il latte in polvere? No. Dalle capsule del latte della Dolce Gusto. Le ho aperte, ho visto che ci fosse latte in polvere, c'è latte in polvere, quindi userò questo. Poi, naturalmente, quando vorrò farmi il ciococcino, verserò del latte normale. Del latte normale, che bravo, è la stessa cosa. Poi 360 grammi di farina 00 e 125 grammi di preparato per purè. Allora ragazzi, le dosi dell'acqua sono indicative, nel senso che noi da prima metteremo la quantità d'acqua che vi ho detto, 400 ml, ma poi successivamente, quando la macchina del pane comincerà a roteare le sue pale, dovremo creare panetto, quindi aggiungeremo via via acqua finché non ci sarà un bel panetto solido ma morbido. Quindi 125 grammi di preparato per purè e poi ovviamente una bustina di lievito secco, lievito di birra secco. Per la farcitura ci occorrerà una buona salsa di pomodoro, come la fate voi naturalmente, poi non la mozzarella perché butta troppa acqua in cottura, quindi uno di quei preparati per pizza, lo so, non sono il massimo, però ragazzi, per queste preparazioni sono necessarie perché la mozzarella spande troppa acqua e quindi ammollerebbe il pane in pasta. Quindi questo il panetto va anche bene? Il panetto oppure addirittura quei preparati formaggiosi, sì, per tipo formaggi morbidi, insomma. Esatto. E poi del prosciutto, io uso questo della Lidl con cui mi trovo molto bene, 2% di grassi, è molto saporito, buono, e poi ha la comodità che lo metti in frigo e dura, e non devo andare ogni 5 minuti al supermercato. Mentre poi per la spennellatura e la coloritura in forno, un uovo e del latte per far venire bene dorata la cartocciata. Se volete inoltre potete aggiungere delle olive. Sì, all'interno, sì, ma potete fare tante varianti, le cartocciate esistono agli spinaci, ai wurstel, insomma dentro poi potete aggiungere quello che volete. La mia preferita in assoluto è la classica, pomodoro, mozzarella e prosciutto, piace un po' a tutti. E quindi iniziamo subito, come prima cosa versiamo nella macchina del pane i 400 grammi di acqua, vi dico tutto in grammi, così anche chi non ha la bilancia con gli ml può farlo, vabbè che l'acqua è uguale, ma vi dico in grammi anche gli altri ingredienti. Dopodiché i 3 cucchiai di burro e vi dico anche il corrispettivo in grammi. 30 grammi, mezzo cucchiaio di sale e 6 cucchiai di zucchero. Siamo a 110 grammi di zucchero. Adesso 4 cucchiai di latte in polvere. 4 cucchiai, per intenderci, sono 3 capsule. 370 g di farina.
125 g di preparato per purè e una bustina di lievito. In macchina del pane, programma 12 per la mia, in pratica dovete fare l'impasto lievitato e non cotto. In questa fase dovrete stare vicino alla macchina del pane perché dovrete vedere il panetto che si forma per agevolare la formazione di un panetto solido e ben compatto, non troppo liquido, non troppo duro. E andiamo! Passo 5 minuti insieme al mio impasto per vedere che tipo di panetto si formi. Lasciamo lavorare la macchina per un paio di minuti, poi torniamo a controllare. Quindi va bene così, non devo aggiungere né acqua né niente. Deve avere proprio questa consistenza, una pallina malleabile. E adesso lascio lavorare la mia macchina del pane e poi ci vediamo dopo per la creazione delle nostre super cartocciate. Buon lavoro macchinetta! E dopo la lievitazione il panetto sarà così, morbido morbido e soffice soffice. Hai le mani pulite? Sì. Andiamo a preparare le nostre cartocciate. Quindi spolverizziamo la farina sul nostro piano da lavoro, scaravoltiamo il nostro bellissimo e sofficissimo pane in pasta, spolverizzo anche la parte superiore di farina. Divido il panetto per lavorarlo con maggiore agevolezza, quindi infarino il mattarello e stendo la pasta. Quanto deve essere spessa? Poco meno di un centimetro, perché tanto ancora deve lievitare. Nel frattempo preparate la leccarda del forno con un foglio di carta forno, così da adagiare direttamente le nostre cartocciatine. Con un coppapasta o qualunque utensile vi troviate a disposizione, tagliate dei dischetti di pasta. Io sto facendo dei dischetti abbastanza piccoli perché faccio delle cartocciatine piccole, vedete? Guardate la mia mano, ma voi il dischetto potete farlo fino a un diametro di un piatto da frutta, per intenderci, quindi potete allargarlo in modo da fare delle cartocciate più grandi che poi sarebbero la misura regolare. A questo punto, preparati i nostri dischetti, stiriamoli un attimino di più. Quindi prendiamo i nostri ingredienti, mettiamo un cucchiaino di salsa di pomodoro, un pochino di preparato e una mini porzione di prosciutto. Quindi in una ciotolina versiamo un po' di latte, col dito sporchiamo, anche con l'acqua potete farlo questo, il bordo e saldate le due estremità. Voilà, e poggiate sulla leccarda del forno. Adesso le nostre cartocciate sono farcite, mettiamole all'interno del forno con la lucina accesa per un'altra mezz'oretta, il tempo di dare un'ulteriore lievitazione. Dopodiché le tireremo fuori e passeremo l'uovo e il latte per la doratura prima di infornarle. E allora in forno con luce accesa per mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora, prendiamo le cartocciate dal forno e ripassiamole con la miscela di uovo e latte. Con la ricetta che vi ho dato vengono 16 cartocciatine piccole, quindi 16 dischetti da farcire in forno statico a 180 gradi per 20-25 minuti. Dovete notare la doratura della cartocciata e la lievitazione. Dopodiché, fatto ciò, la pasta è sottile, quindi sarà subito pronta. Massimo 20-25 minuti, dipende naturalmente dal vostro forno. In forno 180 gradi, forno statico 20, massimo 25 minuti. Ed ecco le nostre cartocciate appena sfornate. Brava, bellissime. Belle, pronte per essere gustate, con la tipica forma a cartocciata, cioè dove la parte di sopra sale su quella sotto. Buonissime. Adesso le facciamo raffreddare un attimo, dopodiché ne tagliamo una. Ancora calde calde, tagliamone una per vedere. Ah, il ripieno. Facciamo così, ragazzi, voilà, guardate cosa c'è qua dentro. Vorreste dare un morsicino per assaggiare? Vi assicuro che sono una bontà.
provatele e diteci: ahi, mi sto bruciando. Noi le facciamo raffreddare e ce le pappiamo. Con voi invece ci vediamo dopo. Ciao! E che buone, com'erano? Sono facili, sono buone, sono veramente semplici e veramente saranno gradite ai vostri ospiti durante le vostre, insomma, cenette intime, magari con... Va bene, durante le cenette estive sono buonissime, potete farle anche impastando a mano, rispettando i tempi classici di lievitazione dei panificati, quindi un'ora fate un lievitino, poi sì, un'ora e mezza di lievitazione, poi un'altra mezz'ora di lievitazione, questo è il minimo. Bene, è molto buona, assaggiatela, e tra l'altro questa ha un plus, non ha lo strutto che a me non piace usare nei piatti che preparo. Brutto strutto. Quindi preparate tante cartocciate e diteci come vi piacciono, se di più con i wurstel, con il prosciutto, potete farcirle come vi pare. La base è sempre pomodoro e mozzarella, poi la farcitura può variare, può essere prosciutto, possono essere wurstel, melanzane, funghi, spinaci, qualunque tipo di ripieno più vi piaccia. Fate le vostre cartocciate e mangiatele alla nostra salute. Bene, quindi se voi volete vedere crescere Ombretta nel prossimo video, mi raccomando, condividete questo video, arriviamo a 1500 like. E poi cos'altro? Un milione di condivisioni, un milione di visualizzazioni, se volete vedere Ombretta crescere di almeno 20 centimetri. Certo, e noi intanto ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Io vado a prendere lo sgabello che ti fa da sé, fa per sé. Ciao!